sono nel mezzo tra Flaminia Simonetti e Arianna Acuti, due protagoniste della partita. Partiamo con quella che ha sbloccato il risultato, poi tu hai pensato a rimpinguarlo. Una punizione deliziosa, lo possiedi questo calcio tu? Diciamo che sta un po' nelle mie caratteristiche, comunque sono fortunata, ho dei bei piedi. Però devo dire che comunque durante l'allenamento le provo sempre le punizioni, perché non si sa mai, in partita può succedere, e come oggi è capitata, insomma, sono riuscita a buttarla dentro. Eravate partite un po' contratte, il tuo gol vi ha proprio sbloccato, poi dopo possiamo dire che non c'è stata partita. Sì, diciamo che siamo state anche un po' sfortunate durante l'arco del primo tempo, comunque abbiamo preso una traversa, abbiamo creato diverse azioni da gol, poi ecco, forse sì, il mio gol ha sbloccato la partita e ci voleva, perché abbiamo messo diciamo una marcia in più, e infatti poi anche nel secondo tempo si è visto e siamo riusciti a portare a casa la partita. Acuti, hai preso una brutta botta nel finale, intanto tranquillizzaci. No, tutto a posto, tutto bene, tutto tranquillo, solo una botta. Parliamo di questo inizio del secondo tempo devastante, direi. Avete avuto due occasioni in due minuti, due traverse, e poi un 1-2 micidiale nel quale tu sei stata parte in causa importante. Sì, diciamo che nello spiraglio ci siamo guardate, la partita andava chiusa, 1-0 non ci bastava. Poi il resto via. Quando il gruppo c'è e vuole una cosa, tutti insieme si raggiunge sempre l'obiettivo. Una gara tirata, ma comunque nei limiti della correttezza comunque. Sì, alla fine l'importante è quello. L'ultima domanda per Simonetti, sei arrivata quest'anno dalla Roma, che gruppo è questo? Diciamo, ho trovato un gruppo molto unito, affiatato, e dove mi hanno integrata subito benissimo, infatti mi trovo molto bene. E diciamo che quest'unione poi si è vista già dalle prime partite, perché abbiamo fatto delle partite, insomma, dove difficili, dove serviva tanto gruppo, e anche se non siamo riusciti a portare a casa comunque risultati, abbiamo fatto una grande prestazione, quindi io penso che un gruppo così unito ci porterà lontano. L'ultimissima, veramente, tutte queste soste quanto vi danno fastidio? Abbastanza, perché comunque il campionato è molto spezzettato, le soste non sempre fanno bene, però alla fine ci alleniamo bene e cerchiamo sempre il massimo ogni ripartenza di campionato.